Eccoci di nuovo qui, Massimo. Siamo pronti per la seconda parte. Complimenti, Giorgio, sei un trascinatore nato. Allora, torniamo ai nostri ragazzi. Ragazzi, Si dai. parlava che voi avevate qualcosa in più quando eravate in campo, il carattere, la tigna e poi soprattutto quando le partite non andavano per verso giusto, come ci stava dicendo Giorgio in nazionale, per recuperare Usciva fuori il carattere il nettunese. carattere nettunese, se la partita non E si andava, rimediava. si rimediava con le buone o con le cattive. È restata epica una partita quando a Bologna nel 78, Giorgio, intervennero anche la Celeri, i carabinieri. Ti ricordi, Giorgio? Come no, è una partita molto Anzi, importante. chiedo aiuto alla regia se ci può passare una foto. Regia? Ecco, Ecco, questa è l'uscita dallo stadio, sì, quello ascoltate. è un giovane bacia le mani. Sì. Sì, questo è dentro il campo, vicino ai spogliatoi, poi c'è Sì, la vicino ai rete, spogliatoi. e successe Qui, Paolo Calanzani, Paolo, qua che è successo, Paolo. Pietro? Che è Se vi successo? ricordate qui. Ma qui è sempre stata quella Ah, partita, quella che come stavo la dicendo partita che prima, stavamo Bologna, sì. dicendo prima, che poi io dico, C'era un'altra foto, se non ricordo male. Ah, eccola qui, ecco, questa con eccola qua, Rinaldi. Sì. sempre con Rinaldi, discutevamo sempre, Ciampriglia. era sempre lui che discuteva, sempre con me poi, ce l'aveva sempre con me, perché poi alla fine, Pietro, eh? dopo 20 anni non hai ancora imparato a stare in campo. Oh, ma chi è? Ma chi è? Adoro! Oh, che sorpresa! E com'è? Sempre con Ciao, me ce l'avevi, Bentocchetta, io sempre con me ce l'avevi, Adoro! Non ti sentiamo, Toro! non ti sentivo. Mi fa piacere vederti, te e Franco. Grazie, Toro, anche a me mi fa piacere vederti. Eccoli qua, 38 anni fa. Dopo Bei tempi, eh? Bei tempi, Toro. Pietro, mi hai fatto piacere sentire le cose che mi hai detto su di me prima, perché è vero, ho dei cassetti pieni in nazionale, io e te con le foto a Miami, in giro per Miami, a Camera Siena, quindi siamo sempre stati molto amici, molto uniti. E quindi io e te non ci siamo mai toccati. Mai toccati, discusso sì sempre, però toccato Discusso, mai. discusso forse perché eravamo amici, E allora. poi proprio perché eravamo amici discutevamo. Però eri bello tosto, come era tosto anche Franco, ma Eh sì, beh. Ma pure tu eri tosto, vabbè, va. non stavi mai zitto, capito? Però ascolta, Pietro, Dimmi. adesso ti dico la mia versione. Io ricordo che voi venivate da 5-6 partite che avevate perso, giusto? Sì, quando siamo Allora, venuti a Bologna. noi lo sapevamo, io lo dissi alla squadra prima della partita, lo sapevamo che era una partita, come sempre, dura, agonisticamente molto sentita. Poi dopo è successo quella corsa sulle basi, sei tornato indietro, hai cominciato a parlare con Jim Black, ti Sì, ricordi? sì, sì. Poi io dentro di me mi sono avvicinato a te, come per dire, come per dirti, per abbracciarti, Mi hai giusto? detto, sei Io sempre il solito, mi hai detto. Ti bravo! ricordo del bene, mi ricordo del bene, mi hai detto, sei sempre il solito. No, ma non ti ho offeso, sei sempre No, mi hai detto, stato. sei sempre il solito, stai sempre a discutere. Insomma, ed è lì successo, è successo di È tutto. successo di tutto, un finimondo. Guarda che a Bologna se la ricordano bene, tutti, Beh. e sentono tutti, vedendo le partite attuali, non discuto il livello, ma che agonisticamente sono zero, È 0-0 veramente. chiaro, si ricordano tutti con un grande nostalgia. Grazie, grazie. Ci ha raccontato Giorgio che dopo che i carabinieri li hanno scortati sul pullman, Giorgio, che cosa successe appena usciti fuori? Siamo usciti fuori, adesso è cementato il pavimento fuori del campo. Prima c'erano tutte le Bricciolino, brecole, è brecole, le Bricciolino. chiamavano nettuni, E i pallandoli. Era pieno di gente, tipo la festa di maggio a Nettuno, ma proprio stracolmo. Noi in mezzo col pullman, in mezzo a questa folla immensa, gesti, parolacce e cose varie, l'autista nostro incautamente, senza nessuno gli disse niente, ha aperto il pullman, siamo usciti giù.
c'è stato qualche... E tu non gli hai detto niente? La muscia così... Nessuno gli ha detto niente. Dilla tutta però. Dilla tutta, perché voi, sai, voi il cistatore ci sta a sentire, poi ci dice, allora, voi che mi stai cambiando tutto in giro? No, il problema, sai qual è? Che hanno cominciato a tirarci, sai, di qua, di là, sotto, sopra, e allora qualcuno ha detto, oh, apri queste porte, e uno, bravo. Fermo, non apri, e apri queste porte. Fai guarda, finta, fai finta. Appena aperto la porta, si è fatto largo, questo è il pulma. Allora, mo che fa? E così i coracci che sono capitati. Toro, non so se hai sentito bene quello che ha detto Pietro prima, ha detto, no, parlavamo di te, no? Non sapevamo che stavi qui, ha detto che discutavate spesso perché tu eri come noi, di carattere. Io sono cresciuto, poi l'ho già raccontato a Massimo e Gianluca e anche te un paio di settimane fa, io sono cresciuto quando avevo 5-6 anni in mezzo alla strada, in mezzo ai sassi, quindi io il mio quartiere lo chiamavano il Bronx, penso te, se il mio, e poi ve l'ho sempre detto che per me siete gli Yankee d'Italia, siete stati miei. Alberto, scusa, ti puoi allontanare un pochino dal monitor perché sennò rimbomba, ecco così. Per me siete, ripeto, siete per me come le Yankee di New York, perché quando sono andato in America i miti che io mi portavo dietro eravate voi, tutti di Nettuno, la storia di Nettuno, e parlavo sempre di voi, quindi ti sarebbe piaciuto venire a giocare a Nettuno, eh? Ah, ma io ho detto bene, l'hai detto anche te, io avrei voluto fare l'allenatore, se visto che a giocare forse ero troppo lontano, mi sono sposato, ma però l'allenatore l'avrei fatto molto volentieri. Con Nettuno, Perché, come hai detto tu, Pietro, prima, molte squadre a quei tempi perdevano, vincevano, era... è la stessa cosa, sì, non era, per noi non era così, non è così. No. Posso dire due parole a Franco? Certo. Sì, dai, dimmi. Ciao Franco, è molto tempo che non ci vediamo, però Franco, abbiamo giocato insieme in nazionale, è stato un giocatore che ne hanno parlato non tanto per come era bravo, perché era un giocatore talmente utile e efficace. Ecco, volevo tornare indietro la regia, la seconda foto, eccola qui. Cioè, Lauri, io sono... Certo. Adesso, è un'altra foto. No, questa è un'altra foto, qua ci stava Gatti. Ci sono molte foto. Sì, questa è a Miami. Qui a Miami, sì. Quindi Franco è un giocatore che ho veramente dei buonissimi ricordi. Il nazionale, giocato esterno destro, era piuttosto tosto come giocatore. Molto tosto e veramente ho avuto un gran piacere di vederlo. Il problema sai qual è? Grazie. Sai qual è? È che a Franco non gli è stato mai dato tanto merito per quanto era bravo. Come ho detto io? Ho detto lui prima. Sì, capito? Perché lui era bravo, soltanto che non gli è stato dato tanto merito. Sì. Ma la colpa di chi è stata? Del manager? Ma allora era così, non è che... Ma Gianluca, perché voi avete fatto questa trasmissione? Per dare a Cesare quel che è di Cesare. Certo. Dare merito a chi ha meritato. Sì. Va bene, Toro, ormai sei con noi e assisti a questa nostra puntata. Quando vuoi intervieni. Proseguiamo con le domande che stavamo facendo a Pietro e a Franco. Massimo, che avevi preparato qualcosa? Sì, per Pietro. Abbiamo detto che eri molto veloce e per molti anni hai detenuto il record delle basi rubate. E a quei tempi, la mia curiosità è, a quei tempi si misuravano i tempi... Con il cronometro? Con il cronometro, quanto tempo ci mettevi arrivando prima? Ma quale? No, adesso ci sono il coach di prima. Come lo trovate? 1, 2, 3? Adesso ci sta il cronometro. Prima che ci sta? Ci sta 1, 2, 3 partiti. Quindi tu non sai mai quanto tempo ci mettevi a No, ma io stavo tra i 3,90, 4,41, capito? Non è che questo qua... Era molto buono. Questo. Ma per me,
sta pure il Toro che te lo può dire. Per me era più facile rubare la terza base che la seconda. Perché terza base dormiva. I veri rubatori di base è molto più facile rubare la terza che la seconda. Infatti che te sto dicendo io? Per me era più facile rubare la terza base che la seconda. E c'è stato qualche lanciatore. Non sanno di te, Pietro. Dimmi. Molti non sanno di te che tu sei un giocatore talmente completo che hai stato il lanciatore. E giocavi addirittura anche interbase, shot. Interbase, no? Sì, giocavo in seconda base. Ho preso due Oscar ho preso la seconda base. Quindi si parlano sempre dell'esterno centro, ma tu eri molto completo come giocatore. Era un utility man. Sì, sì. A proposito sempre di basi rubate, c'è stato un lanciatore che ti metteva in difficoltà, col quale era difficile rubare? Ma... Che lanciatore Mancino forse? I lanciatori Mancini si mettono sempre in difficoltà. Però Massimo, il problema non è tanto il lanciatore, però ma il ricevitore. È sul ricevitore, perché poi alla fine devi sempre chi è, tu non rubi la base al lanciatore, la rubi al ricevitore, capito? Se il ricevitore tendenna un po', oppure c'è una palla un po' strana, un po' più spostata, se sei uno che cammina, arrivi. Vabbè, poi ti studi come, come si muove il lanciatore. Poi il lanciatore, io siccome facevo questo mestiere, perché per me era un mestiere rubare basi, facevo questo mestiere, allora che succedeva? Quando venivano i lanciatori, per esempio io, uno che non ho mai, cioè non riuscivo mai a rubare la base, era a Silva, quello del Bollate. Poi dell'Eurofon. Mancino. Faceva il movimento così talmente Mancino. Fatto bene. Faceva così talmente fatto bene. Io sai che facevo? Quando lui alzava il piede, io partivo. Lui tirava prima, perché non poteva solo che tirava prima, e io arrivavo in secondo. Due, tre volte. Il vantaggio secondario non lo prendevi? No. Ti teneva abbastanza vicino alla base, che era uno dei grandi lanciatori. Sì, era Silva, era Coso, come si chiama? Clerici. Silva Mancino. Sì, mi sono sbagliato nome. Era bravissimo. Era bravissimo Toro a tenere l'uomo in base. Mentre i lanciatori più difficili da affrontare nel box, chi sono stati? I lanciatori di tutti prima c'erano parecchi, non è decreto. Lo stesso Lerker che giocava con Bologna, non era tanto bene, che non arrivava una palla dritta. C'era il modo lanciato tutto di lato, strano, strano. Sembrava che ti piasse da addosso. E poi c'era pure anche il lancio veloce. Poi se vai a parlare con stranieri, ma un lanciatore di Parma, Pietro, un lanciatore difficile era con Sonny. Vabbè, a noi con Sonny ci ha messo sempre. Ti dava le barche a vela. Ci ha messo sempre in mezzo. Sempre me. Perché avevi voglia di buttarlo fuori, noi eravamo tutti battitori, la maggior parte della squadra del Nettuno, avevamo tutti i battitori di palla molto veloci, soltanto però che alla fine arriva uno, giochi sette inniche con Paschetto, poi ti arriva con Zonni, che la palla, quando lascia, prima che arriva, ci vuole mezz'ora. A un certo punto ci mettono certi pennoni che finisce mai. Così è. Certo. E a proposito di fuoricampo, una domanda per Franco. Tu hai fatto 20 fuoricampo. Sì. Noi già sappiamo che ce n'è uno che però è molto particolare. Al quale è legato un aneddoto molto importante. Beh, parliamo del 1974. Era il 14 agosto, andavamo via. Francesca, che stava a giocare contro la Roma, stavamo verso il 7 minuti che perdevamo a 4-3, vado in turno di battuta, una voce dagli spalti, ci parlo per tu via, coincidenza, insomma, buttai fuori la palla, e poi siamo andati a vincere. Giro delle basi come le Niente, non capivi più nulla. Non capivi più niente, ma
Certo, perché avevo dedicato a mia figlia. Sono cose belle. Fatto come Baby Ruth quando andò all'ospedale con quel bambino, sì, gli ha detto... Avete capito? Queste sono le emozioni che il bar del baseball riesce E Franco si è veramente emozionato adesso. Sì, vabbè, gli amici da casa hanno potuto sentire la voce di Franco. Sì. Grazie Franco, grazie, per la tua testimonianza. Grazie Franco. Grazie. La scolpista più amara, Pietro, che ti ricordi? Io le sconfitte non è che... Ci sono state tante. Le sconfitte, però a me, a me già per sé non mi piace averle, perciò per me era tutta amare le sconfitte. Non è che... partita Pietro Lettulo Parma, 10-1... Ah beh, quella era stata una sconfitta amara sì, amarissima per me. Amara sì, però c'è stato pure qualche cosa che non è andato. Ma diciamo 10-1 lì, 10-1, ci ha messo in mezzo Guzman, ma te rendi conto, ci ha messo in mezzo Guzman, andiamo, dai, su. Quella è stata una delle quelle che non mi sono proprio andate giù, perché poi alla fine abbiamo perso 13 a 10. Ricordiamoci il pubblico che cosa fece. La rete nei momenti per giù. Noi Leo Schianchi, che salutiamo, c'eri anche te quel giorno, sì. Giorgio disse che quella era la prima partita che giocò titolare Leo, e disse che a fine partita Giampiero Faraone, per uscire dallo stadio, dovette salire sul pullman del Parma per abbandonare lo stadio. Sì, perché poi alla fine, cioè, se la presero con lui perché non cambia niente, ma non perché lui non era capace, è che è rimasto così. Sai, quando uno... Però ci fu un insieme di cose, tipo Roman, che lo stavano mandando via a Parma perché non rendeva, fece un grande slam, Tutaronci mandò la palla, quindi 4 punti, e ci fu una specie di riscossa. Poi Kuzma, che lanciava le palle lente... ci ha messo in difficoltà. Insomma, quella è stata una delle sconfitte che cioè, non ho accettato, non è che non le amare, non ho accettato, perché tu non puoi perdere una partita che a quarto inning che sta a vincere 10-0. Anche perché Leo Schianchi ci disse che a metà partita... Sì, hanno messo l'ultima per risparmiare il giro. Anche i ragazzi hanno messo. Sì, ha detto l'allenatore manager, cambia tutta la strategia, sì. Mise in campo tutti i ragazzi. 10-1. Sì, 10-1. E questi ragazzi fecero proprio furore. Non è che fecero furore, è che noi che... siamo seduti. Ci siamo seduti aspettando che loro arrivassero. Siete rilassati forse aspettavate la fine della partita. Sì, siamo rilassati. Il baseball è un errore fondamentale e spesso si paga, giusto? Spesso si paga. Avete perso la concentrazione e poi non siete stati più capaci di portarla in campo. È per questo che io il baseball lo definisco da quel giorno, perché io che la partita me la ricordo, purtroppo, un gioco bello e maledetto allo stesso momento. Proprio perché possono succedere queste cose, fino all'ultima palla, come gridava sempre Giancarlo Cittadino, la partita è sempre aperta, sempre. Preghiamo la regia di preparare le foto della nazionale, visto che c'è anche il Toro, Giorgio, ci potete descrivere l'avventura in nazionale che era a Cuba, il Mondiale di Cuba? Il Mondiale di Cuba, sì. Però dici che anno era? Era il 60, quando è stata no. Io nel 71, tu nel 69. 69. Quindi 69. Ogni anno sono stati degli episodi. Sì, tu sei stato a Cuba, anche Toro c'era con te nel 69? A Cuba? No, ma come stava nel 71? No. Sì, perché io avevo quel problema del professionismo lì. Sì. E poi ero fatto male al braccio, ti ricordi? Sono distrutto il braccio proprio. In quell'anno lì ho preferito anche stare a casa perché non riuscivo a tirare sul braccio. Dannava di venire, Biastro. No, c'aveva problemi. No, tu c'hai problemi col professionismo, che eri stato in America. Non lo fa giocare. Sì, non te lo fa giocare. Tutte le volte. Sì. Comunque volevo dire a Giorgio, mi ricordo bene quella partita di... con la Spagna, che diceva prima, quando Penek venne ci parlò in modo forte, mi ricordo che i nettunesi
ci tirarono talmente su che io feci un fuoricampo, mi ricordo bene. Vedi? Sì, ti sì. Ringrazio Giorgio, ti ringrazio. Mamma mia, pensate che stiamo tirando fuori qui dall'archivio. E ci sono anche delle foto dove è ritratto Fidel Castro in mezzo sì, a voi, sì. Perché quando venne in puntata è stato ospite il Toro e abbiamo saputo che il Toro ha ricevuto il lancio inaugurale di Fidel. Questo è Benvenuti. Questo è Benvenuti. Sì. A una delle famose cene. Sì. Ma è Morgan, c'era Morgan lì. Sì, c'è Morgan. Sì, qui sì. Siamo ai 12... No, no. Sì. Stiamo a Ostia. Qua. Sì, ma come si chiamava? Eccolo, eccolo. La fotografia prima. La fotografia prima. Qua vedi, benvenuti al mondialito al mondiale del Verbo, la sì, Cuba, sì, all'aeroporto. Ve l'ho portato apposta questa cosa. José Martín de La Habana. Cioè, non è come Fiumicino, non pensate che è come Fiumicino. Sì, come Tre Cancelli ci metti in uno sportello. Allora, quando ci sono andato io... Una baracchetta, sì, quando sono andato io qua, che abbiamo fatto questa cosa, questo mondialito... avevano fatto la rivoluzione 4 anni prima, sì. 4-5 anni prima. Nel 60, il 62, 62 no, 60, 60, no, la, no. La rivoluzione del 60. 60. Sì. 62 c'è stata quel battibecco fra Kennedy e Khrushchev, i missili. Che è successo? Che, sì, c'era l'embargo, quando ci hanno messo l'embargo, sì, sì. Però quando sono arrivato io, a Juan Martín, che sarebbe poi l'aeroporto, José Martín, ci stavano certe buche che era grosso come questo palazzo. Dove atterrano gli aerei. Aia. Capito? E c'erano, vabbè, poi non te sto a dire. Eccolo qui, la foto con Fidel. Con Fidel Castro, sì. Questo qua sì. Questo è Paschetto che ci sta dalla mano. Dietro è Cavazzano. Dietro è Cavazzano. Sì. Quello Silva, è Silva, quello Silva. Che ci sta a parlare. Dove è Gatti. Poi stava Gandini, Gatti, Emeli. Meli. Sì. Pensate un po' qui che foto abbiamo riassunto. Bava. Bava, sì, Bava, te ricordi Bava? Sì, Bava. L'eterno ragazzino. Del Torino, vero? Della Juve Lancia. Sì, della Juve Lancia. Come è andato quel mondiale, Pietro? Ma noi ci siamo battuti abbastanza bene in quel mondiale, soltanto che loro erano troppo più forti di noi. Ma io vado per Antoni, che vengono in quinta. Infatti volevo chiedere, tutti italiani. Giorgio mi ha anticipato, erate tutti italiani? Tutti italiani, voi, italiani sì, tutti italiani. Italiani, vabbè, tutti allora italiani. Sì. Anthony Quinn, Bob Frazzini è questo Franco qua, Maroni, e Tizzoni. A Roma più sì. Che altro era questo il baseball. Incontri con sì, tutti con tutti attori, con gli attori cantanti. C'era Franco Nero. Franco Nero. bravo. Toro, sì. Un anno a Bologna tirò la prima palla Lucio Dalla. Sì, ma io con Lucio sono andato in vacanza spesso a sciare. Con i miei amici, eravamo molto amici con lui veniva ogni tanto anche a vedere il baseball ed era veramente simpatico, una persona molto veramente intelligente e simpatica. Vabbè, ma qui abbiamo il Toro Rinaldi che a Bologna dettava legge, era un personaggio, sì, perché ci ha mandato le foto, abbiamo visto delle foto che erano tutti con personaggi d'alto bordo, con Bulgarelli, sì, Savoldi, Bellucci. E poi sta al museo di Bologna, non di Besbo, museo. È un personaggio, che ospiti che abbiamo qui al Bar del Baseball. Solo al Bar del Baseball. Vabbè. Torniamo a noi, dell'esperienza americana, Pietro. Ma veramente è stata un'esperienza veramente unica, che io poi non ero abituato ero abituato ad allenarmi, ma non così. Chi sono qui in foto? Questo qui è uno è Cavazzano, uno è Gatti, un altro è Monelli e l'altro sono io, quello con bastone in mano. Ma qui in questa circostanza, Pietro, che era una selezione? No, questa qui era Rino De Benedetti, che era amico di Giulio Glorioso, Rino De Benedetti era un tale scout del Cincinnati Reds. E ci aveva scelto in mezzo alla nazionale. In che anno sei andato? Nel 62. Ah, quindi sei andato prima del Toro Rinaldi? No, dopo. Ah, non è 62. No, perché il Toro è nato nel 65. Ma qua sarà 65, 66. Ma no. No, 62 non può essere. 62 era, 60, no. Sì.
No, no, è dopo, ti ho detto. Allora 65, no. 65. Sì. Di Benedetti viene 5 gli anni lì. Nel 65, no? Sì. Io ero nel 65, tu credo che ci sia stato un anno o due dopo. L'anno dopo, l'anno dopo, mi sa. Mi sa l'anno dopo, Rinà. Sì. Sì, l'anno dopo. Quanto tempo sei stato? Sono stato 40 giorni, poi mi hanno fatto, però lì sai che eri troppo, io almeno ero troppo grande come età, capito? No, loro, quanti anni avevi allora? Nel 65 c'avevo 23 anni, 24. Già, infatti il toro andò a 18 anni. Eh sì, e già a 18 anni lui fece, mi sembra fece, facesse un campionato là, no? Sì, 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 sì. Quella della Florida era un singolo A ad alto livello. Sì, infatti, sì, ma anche il quando sono andato io ho giocato con loro, col singolo A della Florida, con Miami Dade. Sì. Capito? Ma tu sei andato per lo spring training? No, no. O tu? Sono andato perché volevo restare, però poi alla fine... una Cambogia lì, sono tanti. Ma dico, ma no, eravamo 4, tu pensa quando sono arrivato? Eravamo 400, noi siamo arrivati, eravamo 450 ragazzi. Mamma mia, 450. Quanti ne prendono all'ultimo? 20-30. Pensa di? 20-30. Cioè, fanno ancora, scremano ancora. Poi ci sta il Toro Rinaldi, qua dopo lì. Fanno 4, c'è una selezione spaventosa. C'è una selezione spaventosa, la ammazzano. Anche te, Toro, hai fatto la stessa selezione? Sì, come allo sprint training c'era tanti ragazzi, ma hanno fatto quattro squadre e io ho avuto la fortuna di rimanere lì a Tampa. Io ho fatto il campionato della Florida, sono stato fortunato, e con me nella mia squadra c'era Johnny Bench. Poi io arrivando in anticipo con Giulio che mi ha accompagnato, ho avuto la fortuna di allenarmi anche con Pete Rose, con tutti i Major League, Frank Robinson, ma tu non vedi niente alle mie spalle? No, vabbè, c'è il quadro della che sei stato iscritto all'Hall of Fame. No. No, e che cosa ti riferisci? La bandiera americana. La bandiera americana. Aspetta, Toro. Aspettaci che torniamo tra poco, per problemi dobbiamo parlare bandiera americana. Abbiamo visto. Non so se sapete, ma Pietro il Toro è sposato con una signora americana di Cleveland. Ma Pietro la conosce, ma i ragazzi di anche Giorgio, sì, la conosce. Ti aspettiamo sempre qui a Nettuno con la signora, e magari quando scendi da Bologna passa per Grosseto e porta giù anche Vic, Luciano e il signore. Presto. Va bene, Toro. Amici, aspettate qualche secondo, diamo la linea alla pubblicità. Non andate via, sono emozioni vere al battente. A tra poco.